What we do here is go back, 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 back. Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Nel video di oggi ho pensato di raccontarvi un po' più di me, condividendo fotografie e oggetti dal mio passato. Insomma, una sorta di Draw My Life, ma in versione fotografica. Perciò vi lascio al video e buona visione! La mia storia inizia ovviamente con i miei genitori, Dante e Maria Teresa, due tipetti alquanto bizzarri. Mia madre è sempre stata un personaggio unico nel suo genere, frizzantina, sempre piena di idee e di cose da fare e da dire. Fu la prima nel suo paese a prendere la patente e a quanto mi dicono la si vedeva sprecciare su una spider rossa, indossando abiti eleganti e fumando sigarette in modo spregiudicato. Mio padre invece era il classico uomo che si è fatto da sé. Aveva un carisma unico e se entrava in una stanza lo si percepiva, anche se non apriva bocca. Quando sono nata, mia madre aveva 42 anni e ha capito di essere effettivamente incinta solo dopo 4 mesi perché il suo ginecologo insisteva nel dirle di essere semplicemente entrata in menopausa. E invece, zac! Sorpresa! Come testimonia il braccialettino che vedete, sono venuta al mondo alle 22:25 del 10 di novembre di 1000 anni fa. Beh, non proprio 1000, ma quasi. E nella culla insieme a me è arrivato anche Pippo, il mio più vecchio amico, compagno di 1000 avventure e che è ancora al mio fianco dopo tutti questi anni. Ecco una delle mie primissime fotografie nella quale sfoggio la classica espressione arguta che mi contraddistingue. Qui invece mi vedete in braccio mio padre, stilosissimo nel suo giubbotto alla Fonzi con basette corredate e occhiale tecnico. In questa foto invece sono con mia madre che, come potete notare, adorava i colori sgargianti e gli abbinamenti improbabili e per la cronaca aveva cucito lei stessa questo adorabile vestitino in lana. A quanto pare mia madre aveva anche una grande passione per i cappelli in generale, come potete notare da questa carrellata di immagini. Mi dicono che ho imparato a parlare prestissimo e pare che la mia prima frase completa sia stata «Zio Giulio è molto bello, ma tutto spelacchiato». Povero zio Giulio, la sua pelata non era passata inosservata. I miei genitori hanno sempre lavorato tantissimo, perciò ho trascorso la maggior parte della mia infanzia con una tata, la mitologica Mary, che qui vedete in una foto insieme ad altri parenti e a mia madre. Io la chiamavo la signora Rottermeier, proprio come quella di Heidi, perché era severissima e inflessibile. Il che, col senno di poi, credo sia stato un bene perché i miei genitori erano l'esatto contrario. Quando avevo 8 anni, i miei genitori si sono separati. Di quel periodo ricordo soprattutto un senso di sollievo, che suona strano a dirsi, ma dopo anni di silenzi, dispetti e infelicità generale, ricominciare in una nuova casa, una nuova vita, fu come una boccata d'aria fresca. Essendo figlia unica, il numero di ore che ho trascorso da sola parlando con amici immaginari è incalcolabile, il che probabilmente spiega anche perché a tutt'oggi mi capita spesso di parlare da sola. Ero una bambina timida e silenziosa, parlavo poco, avevo una paura folle del buio, dei mostri nell'armadio e anche dell'acqua, come dimostra questa immagine. Per mia fortuna però non ero sempre sola. Insieme a me c'è stata per la maggior parte della mia vita la mia quasi sorella Alessia. Siamo cresciute insieme ed è stata lei ad insegnarmi a leggere l'ora e a spingermi ad uscire dal mio guscio. Senza di lei non sarei quella che sono, questo è poco ma sicuro. Fra gli 8 e i 16 anni sono stata una ragazzina cupa, insicura e molto introversa. Parlavo solo con i miei genitori e pochissimi altri eletti, e se per caso qualcuno mi rivolgeva la parola, arrossivo e cercavo di scomparire nell'ombra. Ero anche piuttosto suscettibile, permalosa, ansiosa e magrissima, che poi è l'unica cosa che mi manca di quel periodo. Intorno ai 16 anni sono finalmente uscita dal guscio e ho cominciato a parlare, anche grazie ad Alessia che per anni mi aveva spinta nella direzione giusta. Qui ci vedete insieme su una pila di neve e in versione modelle al tramonto. Il periodo delle superiori è stato il momento in cui finalmente ho iniziato a prendere confidenza con il mondo. Ho frequentato un improbabile liceo linguistico privato e in classe eravamo pochissimi, tutte femmine, tranne Enrico, il cocco degli insegnanti, oltre che un pazzo scatenato e incontenibile, come potete vedere da questa immagine. È stato alle superiori che ho incontrato la mia pazza e favolosa amica Antonella. Qui ci vedete insieme, in posa con un improbabile sosia di Michael Jackson,
e in qualche modo trovo che questa immagine riassuma perfettamente la nostra amicizia fatta di piccole follie condivise. Insieme ne abbiamo combinate di cotte e di crude, compreso formare un improbabile gruppo hip hop al femminile e esibirci nella discoteca del paese con una convinzione che definirei imbarazzante. Dopo il liceo sapevo soltanto di voler andare il più lontano possibile da casa, così mi sono iscritta al DAMS perché all'epoca esisteva soltanto a Bologna e sono partita con le mie due migliori amiche Alessia e Antonella. Gli anni dell'università sono stati i più divertenti di tutta la mia vita. Eravamo inseparabili, sempre insieme, 24 ore su 24, e abbiamo condiviso talmente tante avventure che raccontarle tutte sarebbe impossibile. È stato allora che ho iniziato a sviluppare una passione per i colori di capelli improbabili, sperimentando mille tonalità diverse che Antonella mi applicava nel nostro microscopico bagno. È un miracolo se ho ancora dei capelli in testa. Sono rimasta a Bologna per 10 anni e ancora oggi la considero la mia seconda casa, oltre che uno dei miei luoghi del cuore. Credevo davvero che ci avrei vissuto per sempre, ma la vita, come sapete, segue percorsi inaspettati e così nel 2001 mi sono ritrovata al punto di partenza, al mio paesello. Ho iniziato a lavorare nell'impresa di famiglia, anche se controvoglia, e poco alla volta sono riuscita a costruire una nuova vita e quando meno me lo aspettavo ho incontrato lui. Avevo lasciato Bologna dopo una storia impegnativa e dolorosa ed ero in quella classica fase in cui avevo giurato a me stessa che basta, io coi ragazzi avevo chiuso. E invece Daniele mi ha rubato il cuore, un pezzetto alla volta. Con la sua pazienza e il suo pragmatismo mi ha resa una persona migliore, ha saputo incoraggiarmi sempre, mi ha sorretto quando la vita mi ha fatto lo sgambetto ed è stata la spalla su cui piangere e la mano da stringere. Insieme abbiamo superato mille avversità. Il 2008 per esempio è stato un anno difficilissimo. Mio padre ha avuto un ictus e per mesi abbiamo vissuto tra ospedali, centri di riabilitazione, anche se purtroppo non si è mai effettivamente ripreso. È stato sempre in quell'anno che ho creato il mio canale di YouTube, forse anche come reazione alla tristezza del momento. Sentivo il bisogno di fare qualcosa di creativo, di mio, qualcosa che mi permettesse di evadere dalla quotidianità. E in questi anni il mio canale è stato come una terapia, mi ha aiutato a superare tantissimi momenti difficili. Per questo vederlo crescere lentamente ma in modo costante mi ha riempito di gioia e di orgoglio. Il 30 giugno del 2012, dopo aver trascorso 10 anni insieme, io e Daniele ci siamo sposati ed è stato uno dei giorni più emozionanti di tutta la mia vita. E lì con me c'erano anche le mie amiche di sempre, le mie ciospe adorate. Pazze, uniche e speciali, compagne di mille risate, pianti, chiacchiere e confidenze, insomma, compagne di vita. Con loro non ci si annoia mai ed essere rimaste unite per più di 10 anni nonostante gli alti e i bassi della vita è un piccolo miracolo. E così, fra un nuovo colore di capelli e l'altro, tra amici vecchi e nuovi, arriviamo fino ad oggi. Lo scorso 22 ottobre mio padre ci ha lasciato dopo 8 anni di malattia. E anche se pensavo di essere pronta ad affrontare il distacco, ho capito che non lo si è mai veramente. È stato un padre complicato, mi ha voluto bene a modo suo, pur non dicendomelo mai apertamente. Però mi ha anche insegnato a non accontentarmi mai, a lottare per le cose in cui credo. E anche se per anni avrei pagato per un suo abbraccio e a volte l'ho odiato per quel suo essere così freddo e distaccato, ora che non c'è più mi manca terribilmente. E vorrei che fosse ancora qui con me a criticarmi per spingermi ad essere più forte e migliore. E così siamo arrivati anche alla fine di questo video. Il 2017 è appena cominciato, io spero con tutto il cuore che possa essere un anno positivo, perché ne ho davvero bisogno. Vi ringrazio tutti tantissimo per essere stati parte della mia vita in questi ultimi 8 anni, a chi è qui dall'inizio e a chi è appena arrivato. Aprire il mio canale di YouTube è stata una delle migliori decisioni che io abbia mai preso e spero che continuerete a farmi compagnia anche per i prossimi anni. Vi ringrazio anche per aver guardato questo video e spero davvero che ora possiate conoscermi un po' di più. Ok, ora passo e chiudo, ma come sempre se questo video vi è piaciuto non dimenticate di cliccare mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Ok, vi mando un bacio gigantesco e noi ci vediamo alla prossima!